chiesti dalla procura di Catania 18 anni di reclusione per Mohamed Ali Malekil, il capitano della nave colata a picco il 18 aprile dell'anno scorso al largo della Libia, in cui morirono 800 migranti, solo 28 i sopravvissuti. Il mio assistito ha anche altri titoli di reato, non ha solamente l'immigrazione con il favoreggiamento, ma anche l'omicidio colposo plurimo e anche il naufragio colposo. Quindi insomma, 18 anni come pena era quello che ci aspettavamo. Ora però tocca a noi. Oltre al capitano c'è anche il mozzo alla sbarra, per quest'ultimo sono stati chiesti 6 anni. Entrambi si proclamano innocenti, sostenendo di essere stati soltanto dei passeggeri. Sono un centinaio i corpi finora recuperati. Delle operazioni si occupa la Marina Militare. Le ricerche continuano. Anche il relitto del peschereccio si trova ancora in fondo al mare, al largo delle coste libiche.